tutti ed eccoci qua, il capitolo, ultimo capitolo, dice così. Ai 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 ai. Dove siamo? Cosa ma è? Stratussina, svegliati dai! Oh no, non è possibile. Stratussina, mi senti? Oh no, ti prego, svegliati, Stratussina. Stratussina, sei sana e salva e viva, mi hai fatto prendere un bello spavento. Stasi, ma dove siamo? Stratussina, guarda! Oh. E eccolo qua, l'albero! Guardate come è tutto bello, colorato, sbrillucciuicoso! Yes! Ma questo è l'albero della vita! Questo deve essere l'albero della vita! L'ho sempre visto tutto rinsecchito, quindi non ne sono sicurissima. Ma non può essere lui? L'albero della vita è davvero bellissimo! Che meraviglia! Risplende di tutti i colori! Chi l'avrebbe mai detto che il suo vero aspetto era così incredibile? Oh, che succede? Viene verso di noi! Chi sarà? Una luce verso di noi! No! Bellissimo! Questo... Che cosa chi è? Chi è questo Pokémon? Sono Xerna... ora lo dico, Xerneas. O come si pronuncia. Io sono l'incarnazione albero della vita. L'incarnazione, sì, questo è il bosco dell'inizio. E come potete vedere con i vostri occhi, l'albero della vita ha ripreso vigore. Ed è tutto merito vostro. E cosa è successo alla materia oscura? È scomparsa. L'odio non è esploso in mille frammenti oscuri, ma ha lasciato il posto alla serenità. Infatti è scomparso in un'esplosione di luce che si è spento nel nulla. È per questo che abbiamo potuto evitare la catastrofe. Non ci sarà nessun scontro tra il sole e il nostro pianeta. Ma allora questo significa che, esatto, il mondo è sano e è salvo grazie a voi. Devo ringraziarvi con tutto il cuore. Stratussina, Stasi, evviva, ce l'abbiamo fatta! Yeah! Ci siamo davvero riusciti! Yeah! Stasi, Stratussina, largo! E chi è? Eccoci là, chi? Sbam! Ehi, che male! Ma cosa ti è saltato in mente? A quella velocità era ovvio che sarebbe finita così, Jiraki? Jiraki? Celebi? Volevo solo... Avevo fretta di abbracciare Stasi! Ma ho esagerato un po' con la velocità. Comunque... Stasi, Stratussina, ce l'avete fatta! Siete davvero incredibili! Siete stati davvero fantastici! Avete sconfitto la materia oscura! Grazie, Jiraki! Grazie, Celebi! Un attimo, e voi come fate a saperlo? L'abbiamo saputo da Arceus, è stato lui a dirlo a tutti. Arceus? Proprio così! Ha inviato un messaggio ai Pokémon di tutto il mondo. Ci ha fatto sapere che il pianeta era stato salvato. Le tenebre che coprivano il mondo sono sparite. E il sole è ritornato al suo posto. Tutti nel mondo stanno facendo salto di gioia. Ah, adesso capisco. Fantastico, vero? Ecco perché morivo dalla voglia di abbracciarti con tutte le mie forze. Oh. Perché ti sei spostata? Te l'ho già detto, Jiraki. Sei delicato come una meteorite. Più che un abbraccio sembrava un placcaggio. Ah, davvero? Già. È bello averti così felice. Forse però sarebbe meglio risparmiare tutta questa energia per le lotte. Sbam! Che strano. Volevo darti un abbraccio. Volevo dare un abbraccio a Stasi. Avrei giurato che fosse qui un attimo fa. Ma è sparita tutto a un tratto come per magia. Ha tirato una panciata, Ampharos. Ah, Stratussina, vieni qui. Fatti abbracciare almeno tu. Oh, ma che strano fenomeno. Adesso anche Stratussina si è volatilizzata. E dietro di te... E Spur. Stratussina, ce l'avete fatta! Non deve essere stato facile sconfiggere la materia oscura! Eppure, eccovi qua, i salvatori del mondo! I miei complimenti, siete stati... fantastic! A proposito, e Stasi dov'è? L'hai fatta volare chissà dove. Dove sarà finita? È laggiù, Ampharos! Ma che ci fa lì per terra? Stava facendo un pisolino? Chissà cosa gli sarà successo, deve essere la stanchezza accumulata. Guarda che sei stato tu ad andarla addosso poco fa, non ti ricordi? Cosa? Io? Ma sei sicura? Non ti manca solo il senso dell'orientamento, ma sei anche cieco come un drillbur, capo. Mi chiedo come tu faccia a sbattere contro tutto e tutti senza nemmeno accorgertene. Oh no, pardon Stasi, mi dispiace. Stai bene? Sì, tutto ok. Pensavo solo che sarei stata più al sicuro se rimanevamo a terra fingendomi svenuta. Ciao Ampharos! Stasi, hai fatto davvero un ottimo lavoro. Ancora non riesco a credere che avete sconfitto la materia oscura. Grazie Ampharos! Che bella sensazione, tutto qui, coraggio, continuate pure a farmi complimenti, sono tutto orecchie. Non esageriamo adesso, anche tutti gli altri hanno fatto la loro parte, abbiamo unito le forze per impedire che l'albero della vita volasse via. Ma certo, non l'ho dimenticato, senza l'aiuto di ciascuno non saremmo mai riusciti a salvare il mondo.
È che sono così felice, voglio solo che questa sensazione duri il più lungo possibile. Noi abbiamo salvato il mondo, non è pazzesco? Sono troppo felice. Accidenti. Non pensi anche tu che sei favoloso, Stratussina? Non vieni voglia anche te di gridare a tutti i quattro venti? Io? A quanto pare Stratussina non ha tutta la sua non ha tutta la tua esuberanza. Stasi, quando fai quell'espressione compiaciuta diventi un po' ridicola. Però sono davvero felice. È bello rivedervi. E per fortuna non vi è successo nulla. Oh, Espur. Espur? Tiri, tiri, tiri. Ah, i nostri gadget Jeep. Tutti guardano il proprio gadget. Pronto? Mi sentite? Deden, sei tu? Stasi? Tutto ok? Questo è un Nievo. E Stratussina? C'è anche lui. È qui con noi nel bosco dell'inizio. Ah, capo. Mi conosci dalla sciccheria? Ma oui, ma oui. E c'è anche Giraki. Stiamo tutti bene. Ma un momento, Deden, sei riuscita a comunicare significa che... Esatto, non sono più pietrificata. Anche gli altri membri del Jeep sono stati normali, sono tornati normali. Meuli, Bumblebee, Beasel. Poco fa sono riuscita a contattare anche Arken sul Monte delle Rivelazioni e Swilix, anche se si stava buffando di mele perfette e non ho capito molto. Stanno tutti bene. Attenzione, attenzione, Stasi, Stratussina, è tutto merito vostro. Non potremo mai ringraziarvi abbastanza. Sì, sono felice. Per fortuna stanno tutti bene, se ripenso a quel momento. Ecco, eccoci qui, stiamo rivivendo il momento con la materia oscura. Avrei voluto aiutarvi, ma non potevo fare niente. Non ho nulla da rimproverarti. Se non fosse stato per te, è stato sino per tutti i vostri sforzi. È solo grazie a voi che siamo qui a parlarne. Capo, noi rientriamo alla sede. Ricevuto. Quando saremo tornati tutti faremo una bella festa. Passo. Fantastico. Allora, passo che do. Sembra che tutti i Pokémon pietrificati siano tornati normali. Allora anche Entei, Latias e anche gli altri sono salvi. Tutti i Pokémon del villaggio. E mio nonno! Che sollievo! Non so cosa avrei fatto. Se... Oh no, non ci pensare, Stasi, su! Povera Petit. Ha tenuto dentro di sé tante emozioni fino a questo momento. Giusto che si sfoghi e riposi un po'. Ok, buono, allora prendiamoci un attimo di riposo e poi andiamo a casa, la nostra amata Brusilier. Ok, andiamo. Sarà una bella chiacchierata lunga, E così Stratussina e i suoi amici si mettono in cammino verso Brusilia. Arrivati in città, vengono accolti con una grande festa. Finalmente tutti i membri del gruppo Jeep sono riuniti. Hanno salvato il mondo ed è ora di festeggiare insieme il grande successo. Poi, qualche giorno dopo... Grazie, Spur. Il tuo aiuto è stato davvero prezioso. Il piacere è tutto mio. Mi avete aiutato quando non avevo più un posto dove andare. Sono io a dovervi ringraziare. Beh, ti auguro un buon via ritorno al village. E anche voi, Stratussina e Stasi, buon voyage. Grazie Anfaros, e grazie anche per averci dato le vacanze. Progetti i miei saluti agli abitanti di Borgo Quieto. Ok. A presto, allora. Abbiate cura di voi, bambini. Buone vacanze. E ora era tornata finalmente la pace. E sul suggerimento del capo Anfaros, Stratussina e Stasi si ripresero qualche giorno in mitata vacanza. Decisero così di tornare a Borgo Quieto. Un po' per far compagnia a Spur, un po' perché anche se non c'era veramente bisogno, volevano rivedere gli abitanti del villaggio e assicurarsi stessero tutti bene. Quindi, presto avrebbero potuto vederli di nuovo in carne e ossa. Ti ricordi le prime volte che siamo passati da qui e abbiamo visto Brusilia? Era tutto così nuovo ed emozionante, ma adesso mi sembra sia passata un'eternità. Sono così felice che possiamo lasciarci alle spalle la storia dei Pokémon pietrificati. Stratussina, lasciatemelo dire un'altra volta. Grazie per aver salvato il mondo. Comunque, Stratussina è davvero una storia pazzesca. Sapevo che eri un essere umano, ce l'avevi detto tempo fa al villaggio. Ma non è solo questo, insomma, sei venuto nel nostro mondo perché ti ha chiamato Mew, un Pokémon di un'antica era. E soprattutto, avete già lottato insieme contro la materia oscura nel passato. Hai ragione, è davvero incredibile. Ricordo ancora lo shock quando Chalibi ce l'ha raccontato. Vorrei potervi dirvi di più, ma purtroppo non ho nessun ricordo di quello che è successo in passato. Anche se hai perso la memoria e non ricordi molto del passato, non importa. Hai comunque portato a termine la tua missione, sia in passato che nel presente. Sei venuta a salvare il mondo dai pericoli che lo minacciavano. Stratussina, sei il nostro eroe! Non dimenticarlo mai! È vero, anche per me sei un eroe. Dovresti essere fiero e andare in giro a testa alta. A petto un fuori. Guarda, così, Stasi, perché non la smetti? Sei veramente ridicola. Ehi, perché? Stavo solo scherzando. Stanno leticando, Spur. Grazie, Spur, grazie, Stasi. Ma, ehi, un momento. Se sono già venuto una volta in questo mondo, significa che, dopo aver lottato la materia oscura, sono tornato al mondo degli esseri umani. Perché ormai il mio compito nel mondo dei Pokémon era stato portato a termine. Quindi era
Quindi ora anche la materia oscura è stata sconfitta e la pace è tornata in questo mondo. Cosa mi succederà? Ora che ho portato a termine la mia missione, chi ne sarà di me? In teoria dovrei tornare nel mio mondo. Dovrò lasciare per sempre questo posto, dovrò dire addio ai miei amici. Ehi, Stratosina, tutto bene? Sembri pensieroso, è successo qualcosa? Stiamo pensando che dobbiamo ritornare via, no? Ah, no, niente. Bene, meglio così. Dai, rimettiamoci in cammino, andiamo. Questa è una video tutta di chiacchierata. Dopo aver attraversato i Valle Monti, tra Stratosina e i suoi amici, giunse finalmente a Borgo Quieto. E una volta lì... Siamo arrivati, eccoci di ritorno. Sono sicura che non aspettano assolutamente, che non ci aspettano di vederci. Sarà una bella sorpresa. Ehi! Oh, come mai c'è nessuno? Cosa? Mamma, non c'è nessuno. Dove sono stati? Sono andati tutti. Stratosina, Stasi e Spur, bentornati! Ah, ci hanno fatto la sorpresa! Vi stavamo aspettando. Come facevate a sapere che saremmo tornati oggi? Ce l'ha comunicato Spur. E Spur, e così abbiamo deciso di farvi una bella sorpresa. E bravi, ci hanno fatto la sorpresa! Comunque non serviva che Spur ce lo dicesse, sapevamo già che sareste tornati. Avessi sottovalutato l'efficienza della vostra informazione in magazzini Keklon. Ad ogni modo, sono veramente fiera di voi e decisamente grazie ai vostri sforzi che il mondo è salvo. Che emozione, siete la prova vivente del successo dei miei insegnamenti. Forse è più probabile che questi bambini abbiano un talento naturale. Stratosina, Stasi, grazie di cuore. Grazie mille bambini, oh, ci stanno ringraziando tutti. Grazie mille mille grazie, così mi fate piangere. Bla bla, stanno tutti complimentandosi con noi. Oh, manca Nazlev, eh? È tornato al villaggio? Sì, anche se non si è fatto vedere in giro, almeno questo è quello che ho sentito dire. Nazlev se n'è andato. Nonno, ha fatto il giro del villaggio per scusarsi con tutti, ma provava così tanta vergogna che non se la sentiva di incontrarti, Stratosina. Quindi ha preferito... No, povero Nazlev, ma ormai l'avevamo scusato, non si è fatto valere comunque. Ok, poveretto, in fondo è stato usato anche lui, non è colpa tua. E infatti ha detto che non aveva più il coraggio di guardarti negli occhi, Stratosina. Ma ha anche detto che un giorno ritornerà, voleva che tu lo sapessi. Sono sicuro che, come sempre, il tempo guarirà ogni ferita. Quindi non preoccuparti, prima o poi gli passerà. Nonno, e tu come stai? Ero preoccupatissima per te. Oh, piccola mia, non ti preoccupare, io sto bene. Ora che penso, in questi anni non ti ho mai detto quanto sono fiera di te. Perdonami, come nonno adottivo, forse sono stata un po' troppo severa con te. Ma ti voglio un mondo di bene. Grazie di cuore per tutto quello che hai fatto. Nonno, povera Stasi. Ok, momento delle lacrime. Evviva. E così tutti al viaggio festeggiarono assieme ai due piccoli eroi. Non solo gli abitanti erano felici che fosse tornata la pace nel loro mondo, ma erano anche curiosi di sapere esattamente cosa era successo nei minimi particolari. Quindi i nostri eroi dovettero prepararsi a rispondere a tantissime domande. L'intero villaggio decise di ritrovarsi a casa di Caracosta. E qui parlarono, e qui ascoltano tutti i racconti. In pratica Stratosina era già venuto in nostro mondo, vabbè, questo lo sapevamo, e stanno proprio raccontando tutto. Grazie all'allevamento delle stelle, allineamento delle stelle, forse. Ah sì, era detto, ah, allora avevo letto giusto. Ah sì sì, quello, l'allineamento delle stelle, praticamente la materia scura e l'allineamento delle stelle, la materia scura, e insomma c'erano le stelle, poi vabbè. E com'è la storia? Coraggio, puoi farcela. Dopo la materia scura, adesso tocca la materia grigia. E passarono così una serata indimenticabile, tutti insieme. Al momento di salutarsi si era ormai fatta notte. Così tutti si avviarono verso le loro case, ma Stratosina non se la sentiva dormire nella casa vuota di Nazlev, quindi decise di stare in compagnia di Stasi. Si avviarono quindi a casa di Caracosta per passare lì alla notte. Oh, puntata discorsiva. La stanza è Stasi, quanto tempo. Bene, i letti sono pronti. È stata proprio una bella giornata. Sono distrutta, mi sa che oggi ho parlato troppo. Ho così tanto sonno che non riesco a tenere gli occhi aperti. Devo dormire. Buonanotte, Stratosina. Povera Stasi, deve essere proprio a pezzi. Ha ragione, oggi è stata una giornata indimenticabile. Sarebbe meraviglioso poter continuare a vivere l'esperienza così tutti i giorni. Vorrei rimanere assieme a Stasi e agli altri. Ma prima o poi dovrò tornare nel mio mondo. Io pensavo... Ho continuato... inizio anch'io a sentire la stanchezza. Avevo continuato a leggere tutto perché pensavo effettivamente che anche noi umani tornassimo al nostro mondo. Volevo vedere che cosa accadeva. Cosa vorrei che successe veramente? Io voglio rimanere qui, in questo mondo. Voglio restare con Stasi e gli altri abitanti del villaggio. Sì, è questo che lo voglio rimanere in questo mondo. Ok, e devo trovare il modo per far avverare il mio desiderio. Sono sicuro che deve esistere un modo. Quindi da domani il mio obiettivo sarà scoprire come riuscirci.
Ecco, siamo già al giorno seguente. Wow, che bella giornata. Stasussina sta ancora dormendo, vengo a svegliarlo. Andrò a farmi una passeggiata. Cos'è quella luce? Sta scendendo sulla collina del grande albero. Nonno e nonno, cosa sta succedendo? Si è già alzata, dove sarà andata? Andiamo a vedere che cosa accade sulla collina. Buongiorno Stasussina, dove essere davvero stanco? Dai, dormito tanto. Oh, vuoi sapere dove Stasi? Ha detto che andava sulla collina del grande albero. La collina del grande albero, quindi andrò a raggiungerla lassù. Andiamo alla collina del grande albero, vediamo che cosa accade. Facciamo qualche cosa, non solo la parte chiacchierata. Ho chiacchierato altro che io, mi si è seccata anche la gola. Senti, quasi quasi se bevo mi ritorna la salivazione. Oh, vediamo un po'. Ecco Stasi. Ah, ciao Stratossina. Guarda le nuvole, il cielo oggi è stupendo. Cosa accadrà? Ora che ci penso, sembra proprio identico all'ultima volta che li abbiamo visti insieme. Ci conoscevamo appena ed eravamo venuti proprio qui, su questa collina. Quella volta ti ho parlato del mio sogno, ricordi? Anche quando ti ho dato la sciarpa dell'armonia. Ed eravamo qui anche quando abbiamo deciso di lasciare il villaggio insieme, dopo che Ampharos ci aveva dato gli armamenti per il jeep. Questo luogo è pieno di ricordi delle nostre avventure. È vero, quanti ricordi. E poi soffia sempre questo bel venticello. Ecco, momenti di ricordi. Stasi. Stratossina confida a Stasi sul suo desiderio riguardo al futuro. Davvero, Stratossina? La missione di Stratossina in questo mondo era ormai terminata. Prima o poi sarebbe arrivato per lui il tempo di tornare nel mondo degli esseri umani. Tuttavia, Stratossina aveva deciso di restare nel mondo dei Pokémon. Vabbè, ma lo sapevamo, l'avevamo detto prima. E quindi Stratossina vuole rimanere in questo mondo. Grazie. Grazie cuore, Stratossina. Sai perché sono venuta qui? Perché ho visto una luce scendere al cielo su questa collina. Quella luce era Serenias. Quando l'ho incontrato, sai cosa mi ha detto? Mi ha detto che era venuto per svegliarmi. Mi ha detto che me l'aveva promesso, ma io non mi ricordavo nulla della sua promessa. Non capivo proprio di cosa parlasse, ma poi quando mi ha toccato con le sue corna, mi sono ricordato tutto. In realtà sono Mew. Mew. Ha veramente detto Mew. Già, hai presente quando Celebi mi ha detto che questa era la mia lotta? Una voce dentro me mi diceva che aveva ragione, ma non riusciva a capire perché. Grazie al tocco di Xerneas. Secondo me Xerneas. Ditemi voi. Però tutto è diventato finalmente chiaro. Nella mia vita precedente io ero Mew. Una vita precedente. Noi due ci siamo incontrati tanto tempo fa. Ti ricordi cosa dicono le descrizioni su quell'evento del passato? Dicono che la materia oscura fu fermata grazie all'allineamento delle stelle. Ma non è andata così, io e te abbiamo unito le nostre forze e l'abbiamo sconfitta, ma non è bastato, l'odio di cui era composta la materia oscura si è sparsa in tutto il mondo. Nutrendosi di questa, poi a poi è riuscita a tornare via in un lontano futuro, e quel lontano futuro è il nostro presente. Quello scontro finale si rivelò un grande sconfitta. Mew, io mi sbagliai, appena me ne accorsi decisi che aveva fatto qualsiasi cosa per riparare il mio errore. Quindi inviai il mio spirito nel futuro, e così che sono rinato in Stasi. Allora tu... Stasussina, non sono stati i Behei a cancellarti la memoria, sono stata io, cioè Mew. Questo è successo prima che tu venissi nel mondo dei Pokémon e tu, Stasussina, avevi dato il nostro consenso. È così che sei arrivato in questo mondo. Cosa? Ha consentito che mi venissi cancellata la memoria. Avevo preparato delle misure di sicurezza come l'acqua della luce, ma alla fine ho deciso di non fare affidamento su di esse. Non avremmo finto nemmeno stavolta se avessimo usato le stesse tattiche. Per vincere dovevamo fare di più, dovevamo provare qualcosa di nuovo. La materia oscura è nata dai Pokémon del passato, o meglio, è stata creata dai loro sentimenti negativi. E parte di questa negatività apparteneva anche a Mew. Per questo ho deciso di perdonare la materia oscura. In questo modo l'ho fatto scomparire, ma una parte di essa era presente anche Mew. Quindi questa lotta è stata la lotta di Mew, la mia lotta, per riuscire a perdonarmi. E nell'istante in cui ho perdonato la materia oscura, ho capito di aver avviato la mia distruzione. Avviato la mia distruzione. Perché la materia oscura è parte di me. Non sei tu quello destinato a scomparire. Sono io. No, Mew, no. Stasi, no. Stasi. Ho chiesto un favore a Serneas. Sarei dovuta scomparire all'istante in cui ho ricordato tutto. Ma l'ho pregata di lasciarmi nel tempo. Io volevo parlare con te per l'ultima volta. L'ho pregato di non lasciarmi scomparire prima di poterti vedere. E ha accettato. Sono davvero felice. Sono riuscita a parlarti per l'ultima volta. Che strana sensazione, io sono Mew, ma allo stesso tempo sono anche qualcos'altro, sono anche Stasi, sono cresciuta rispetto a quando ero Mew nel passato. La parte di Mew che è in me è felice di aver portato a termine il suo compito, ma Stasi non è tanto felice, mi dispiace dover rinunciare al mio sogno proprio adesso. E poi ho il cuore pieno di tristezza, perché so che dobbiamo separarci. Sniff, Stratossina, anch'io vorrei rimanere con te,
Volevo continuare a stare con te per sempre, però non posso. Il mio tempo è esaurito, ma voglio dirti un'altra cosa. Questo mondo non potrebbe esistere se tutti i popoli non si aiutassero tra loro. Vivono insieme accettandosi e perdonandosi a vicenda. Pensavo solo a me stessa e non me ne ero mai resa conto. Ma se adesso l'ho capita è solo grazie a te. Stasi, è stato bellissimo inseguire il mio sogno. Incontrarti, vivere appieno la mia vita. Stasi, aspetta, grazie a tutto, Stratussina. È stato tutto merito tuo. Ma che triste, Cafferuccio. Non ti preoccupare per me, andrà tutto bene. Sono felice e lo sarò per sempre. Quindi ti prego, non essere triste, non voglio vederti piangere. Ma Cappero, non è possibile. Ma soprattutto ho fatto tutto questo per Stasi. Stasi, Cafferuccio. No, non va bene, questo è un finale tristissimo, non va bene. Mannaggia. Ci sarà un colpo di scena? Oh, perché non va? Che succede? Ah, sempre lì che piange? Dai! Oh no! Ok, e qui finisce il gioco, almeno vediamo, di solito fanno questi colpi di scena e poi c'è il modo di cambiare, quindi come sempre io finisco di guardarmi la sigla, voi ve la esento e vediamo un po' che cosa accade. Ed eccoci qua alla fine della cosa, adesso unite dentro un legame eterno, della sigla insomma, un giorno si incontreranno di nuovo, è scritto nel destino. Fine! Ok, è proprio finito il gioco. No, ma come? Stasi... No, povera Stasi. Benissimo, a questo punto io... Il gioco ve l'ha salvato, ok. A questo punto io vi saluto. E questo è stato un video molto, diciamo, descrittivo, che è più che giocato. Era per sapere come andava a finire questa storia. Purtroppo Stasi se n'è andata. Chissà. Sì, è finito, c'è scritto fine. Ma non è detto, certe volte. Vabbè, detto questo uno. Ciao a tutti al prossimo video. Chissà se sarà sempre di Stasi e Stratussina, oppure no. Ciao!